Sì, la fatica. Era onestamente stato un peccato portarla così alle lunghe. Va dato grandissimo merito all'Albino Lefke, che comunque giocando con tanti giorni ha fatto un'ottima partita, però direi che soprattutto nel primo tempo abbiamo avuto tante occasioni, eravamo in controllo della partita, poi abbiamo subito l'episodio del rigore, siamo andati sotto, però una volta di più abbiamo reagito bene, siamo riusciti a trovare il vantaggio addirittura e senza perdere la testa, col piglio giusto, la squadra che sa quello che vuole. E poi purtroppo abbiamo preso il secondo gol, bisogna dare anche i meriti a Colombi che ha veramente colpito molto forte di testa. E questi sono gesti tecnici comunque da sottolineare, però è chiaro che era meglio evitare questi supplementari, soprattutto perché sono tutte energie spese che poi ci vengono tolte per il prossimo appuntamento che sarà importantissimo, quello di Cugno. Punizione di Bonino? Bonino gli è rimasto un po' la caviglia sotto al primo scontro, peccato perché aveva già fatto 3-4 movimenti interessanti. Sulla prima munizione loro probabilmente sarebbe andato in porta da solo, che è stata interrotta l'azione, lui era già. E peccato perché Cristian è un giocatore che a Piacenza l'ha fatto alla grande e anche oggi aveva iniziato bene, a spunto, a forza fisica, quindi sicuramente spero possa essere recuperabile il prima possibile, perché è una freccia importante nel mio arco. È normale che abbiamo tanti attaccanti forti e importanti, però Cristian sicuramente saprà ritagliarsi il suo spazio, perché è un giocatore che ha delle qualità importanti e a Piacenza l'ha dimostrato, e anche oggi comunque dava sempre l'idea di essere pericoloso, anche se magari non è riuscito a tirare. Questo però significa che è molto in dubbio per qualcuno. Insomma, uscendo oggi così è difficile. Adesso abbiamo anche Pablo fuori e vediamo. Sesto dovrebbe ritornare, però è chiaro che anche punte con quelle caratteristiche c'è solo Michele, quindi speriamo che Cristian possa recuperare o perlomeno possa stringere i denti per essere disponibile. Sicuramente farà di tutto per esserlo e io spero di averlo a disposizione. Questa partita ti ha restituito vittorioso in recuperato in buone condizioni, c'è indicazione che si ragiona anche dal po' di vivacità di Gonzales, che era un po' mancata in sua prestazione. Ah sì, io ripeto, ritengo che non è giusto che fosse, perché eravamo la squadra più esperta in campo e in fase iniziale con sulla carta con valori diversi dell'Albino Lefke, e quindi abbiamo comunque per buoni tratti condotto la gara e davamo l'idea di essere pericolosi, abbiamo preso il palo, insomma qualche situazione. Sono contento perché quando rientrano i giocatori dall'infortunio non è mai facile. Oggi rientrava anche Gazzi dopo tanto tempo ed ha fatto una parte in crescendo, quindi questo mi fa particolarmente piacere, perché vuol dire che dal punto di vista fisico sta di nuovo bene. Antonio ha fatto un'ottima partita, certo che avevo pensato a fare due cambi in gara, Giosa e Gazzi, per magari farli rientrare con un po' più di tranquillità. Siamo partiti con 120 minuti, così li ho subito attestati, pronti via. E no, dai, però sono contento. Poi Pablo mi fa tanto piacere che abbia trovato il gol. Lui sa la stima che ho per lui, il suo curriculum parla per lui. È un ragazzo che mi ha sempre dimostrato grande disponibilità, grande serietà. Sono convinto che ci farà la differenza, come sa fare. Quando parte in velocità è bellissimo da vedere, e quando conclude altrettanto.
oggi, insomma, due o tre occasioni è stato particolarmente pericoloso, sono convinto che potrà esserlo sempre di più. E Casasola non perde il vizio del gol, per fortuna. A Thiago in fase offensiva è sicuramente un'arma che può far male. Dal punto di vista è normale che tra lui e Celjak sono due caratteristiche diverse. Celjak è più terzino puro e Thiago chiaramente ha più capacità nel proporsi in avanti e trovare anche il gol. Lo ha dimostrato anche stasera, sono contento perché comunque il rigore l'aveva fatto lui, quindi sono contento che abbia trovato il gol per rifarsi, e lo so, ma come vale per tante altre zone del campo, anche lì sono sempre scelte ardue, dipende spesso, a volte da cosa ho più bisogno e da che tipo di squadra metto in campo. Sono due giocatori validi, due giocatori diversi, e sta a me scegliere di volta in volta quello che ritengo più utile alla causa. Cioè, anche Pastore stasera direi che non ha convinto a pieno. Adesso lei chiaramente dirà altre cose, ma Andrea anche in fase difensiva non ha sofferto più di tanto. Al primo tempo si è proposto un po' di volte, poi quando non si gioca tanto non è mai facile, anche dal punto di vista fisico, è uscito stremato con i crampi, quindi è normale che quando non si gioca tanto si faccia fatica, quindi però io sono soddisfatto della sua prova, comunque soprattutto il primo tempo si è proposto, ha messo delle buone palle, quindi va bene, poi Thiago ha fatto gol, lui no, però comunque è un ragazzo su cui possiamo assolutamente contare. Va bene, perfetto. Grazie.